chiudere una volta per tutte con l'era leghista. E questo è lo slogan che il leader del Partito Democratico, Pierluigi Bersani, è candidato alla presidenza del Consiglio per lo schieramento del centro-sinistra, ha usato al Teatro Zappalà di Palermo per aprire la sua campagna elettorale in Sicilia. Bersani ha anche parlato dell'occasione storica che si presenta di avere due governi, quello regionale siciliano e quello nazionale, orientati politicamente nella stessa direzione. Noi siamo pronti ad affrontare questa sfida con grande fiducia e invitiamo tutti a considerare che può esserci per la prima volta uno stesso governo riformista di cambiamento alla Regione Sicilia, in Italia, per 5 anni, per cambiare le cose, per mettere al centro moralità, legalità e lavoro. Per fare questo bisogna battere la destra e far vincere chi può battere la destra. Il 51 ci vuole. Detto questo, io ho sempre aggiunto: ragioneremo come se avessi il 49, con forze europeiste, nazionali, riformiste, costituzionali. Siamo pronti a discutere, dice, per fare che cosa? Per fare le riforme, per fare un governo? Vedremo. Ecco, noi arriveremo a quella scadenza, ripeto, senza faziosità. Noi abbiamo l'alleanza con Vendola, abbiamo l'alleanza con Tabacci, abbiamo l'alleanza con i socialisti, abbiamo fatto la nostra foto di gruppo, ci hanno visti tutti, possiamo piacere o non piacere. Io invito a fare la foto di gruppo anche gli altri, eh? Io non ho ancora visto una foto con Berlusconi, Maroni e Storace. È una bella foto con Monti, con Fini e con Casini. Non ho visto una foto di Ingroia con Di Pietro e Ferrero. Ciascuno si presenti per com'è, ecco. Poi andiamo a discutere come quel tipo di alleanze può stare assieme.